portato alla luce a Roma durante gli scavi della metro C nel quartiere San Giovanni. Donatella Ansovini. La scoperta più singolare è quella di un anello d'oro di pregevole fattura. Ma ci sono anche manici di un pugnale e pendagli decorati. Sono le suggestive testimonianze che vi mostriamo in esclusiva, rinvenute all'interno di quella che è stata definita una scoperta archeologica straordinaria, la domus del comandante di una caserma della Roma antica, portata alla luce a 12 metri di profondità durante i lavori per gli scavi della metro C della stazione dell'Ambaradam. L'anello d'oro ha una sfaccettatura molto particolare, un piccolo incasso per una pietra preziosa. È stato ritrovato in una fognatura, quindi in qualche modo è stato perduto e poi è finito nella fogna. Le fogne antiche sono all'origine dei principali più curiosi ritrovamenti dell'archeologia. Tra i rinvenimenti anche l'impugnatura di un pugnale di particolare raffinatezza, avorio intagliato con una testa di ariete definita nei minimi dettagli, e il manico di un altro pugnale in osso lavorato con delle ghirlande incise, oggetti che non sarebbero tutti contemporanei alla Domus, ma risalirebbero a un periodo leggermente precedente. Apparteneva sicuramente alla casa del comandante l'anello d'oro, specchio della raffinatezza degli ambienti rinvenuti. Chi poteva appartenere? Beh, diciamo che ci piace credere che sia della moglie del comandante. La nostra